grado a questo fortunale che ci ha colti un po' in sorpresa, però che dire, forse un po' ce lo dovevamo anche aspettare, visto che abbiamo evocato il grande Moloch di questo tempo, quindi si è fatto sentire, ma speriamo che così come le note armoniose di Bach ci hanno accolto in questa bomboniera, in questa sala Decenco, così speriamo che dalle parole e dagli interventi dei relatori possiamo trovare qualche ragione di costrutto e anche di speranza rispetto a questo argomento. La crisi dove affonda le radici, questo è il tema che abbiamo scelto come Fondazione Orma Prossima per il nostro 15° convegno, e lo abbiamo fatto perché ci è sembrato che questo tema sia sicuramente la questione centrale del dibattito pubblico italiano, europeo, mondiale. Personalmente ero rimasto molto impressionato da un editoriale di Galli della Loggia di agosto, in cui diceva che la crisi economica internazionale è il segno della crisi più economica, della crisi della democrazia, la democrazia che non funziona più. L'unico paese che regge la crisi è la Cina, che non è una democrazia. Vista così, la cosa, diciamo, è sconfortante, e per questa ragione vale la pena di vedere se effettivamente la crisi sia quello che si dice, o se in realtà non si possa vedere quali siano le radici, e se soprattutto rispetto all'Italia in realtà non si descriva sotto il denominatore della crisi una serie di problemi, di questioni, di carenze storiche che ci portiamo come nazione. Abbiamo come fondazione messo un panel di relatori che adesso immediatamente vi presenterò. Io da parte mia ho fatto solo una riflessione proprio per aiutarmi a chiarire il senso stesso della crisi. Sono tornato, come spesso faccio, all'origine della parola. Questa è una parola che in genere si fa derivare dal greco, da crisis, tenendo presente però che il significato che gli diamo noi è un significato particolare, un significato tardo. Crisis come crisi è nell'ambito medico. Nasce nella medicina questo significato di un eccesso che improvvisamente si verifica nel malato e che o prelude all'aggravamento definitivo della persona o prelude alla guarigione. Di per sé, tanto è vero che nel Tommaseo Bellini, che è un bellissimo dizionario della lingua italiana che fu stampato nel 1861, e fu il primo grande dizionario italiano, io credo che nel 150° sarebbe stato necessario fare uno sforzo per farlo riconoscere, perché è una bellissima lettura. Lo stesso Tommaseo, proprio in maniera risentita, diceva: i moderni abusano di questa voce medica, come d'altre tolte dalla scienza dei corpi. E fa questo esempio: quando si dice nelle crisi dei ministeri, gli ammalati non sono i ministri. Si parla delle crisi dei ministeri, nel senso delle crisi dei governi, ma i ministri ovviamente godono tutti di buona salute. Allora cosa significava crisi? Crisi è qualcosa che può aiutarci a individuare la rotta da riprendere. Crisi nasce dall'idea della separazione, della distinzione. Si distingue ciò che è sano da ciò che è malato, ciò che funziona da ciò che non funziona. Crisi è il giudizio, il discernimento, l'interpretazione. Crisi è addirittura il processo. Crisi è l'accusa, crisi è la condanna, ma crisi soprattutto è la soluzione. Crisi è la capacità di risolvere una situazione che abbiamo alle spalle. Ecco, io credo che sia questa una chiave da cui forse è possibile ripartire, avendo presente che crisi originariamente vuol dire proprio questo, cioè capire in un momento particolare qual è la soluzione per tornare a muoversi, per tornare a trovare la strada giusta. E non a caso, ed è l'ultima citazione che vi permetto, crisi viene usata proprio da Tucidide quando si riferisce alla grande emergenza della Grecia, la grande guerra persiana. E lui dice: quella grande guerra così minacciosa ebbe la sua crisi, cioè ebbe la sua soluzione, con due battaglie navali e due battaglie terrestri. Cioè attraverso una scelta tattica, attraverso una determinazione, si venne fuori da quel momento così complesso. Io credo che
Questa sera ragionare sulle radici della crisi sia il modo di trovare le soluzioni per venirne fuori non solo al livello globale, che poco ci compete, ma anche a livello locale. E per questo il primo ospite che vi presento è Piero Bassetti, che è stato presidente della Regione Lombardia, il primo presidente della Regione Lombardia, è già stato nostro ospite della Fondazione Europa Prossima, era a dicembre del 2005, e parlammo di sviluppo locale, perché Piero Bassetti ha fondato un'associazione che si chiama Globus et Locus, che se non erro lui mi correggerà, proprio studia come relazionare, come fare in modo che sul livello locale si possa costruire qualcosa di durevole, di vero, anche a livello globale, senza attendere le diligenze ministeriali che vengono da Roma. Il secondo ospite che vi presento è Vivo Gronchi, anche lui aveva già partecipato al nostro convegno, è stato l'amministratore delegato della Banca Popolare Italiana ed è sostanzialmente fino ad oggi, credo, consigliere delegato della Banca Popolare di Vicenza, che ha diretto per molti anni, e lo ringraziamo per essere qui. Inoltre con noi il senatore Enrico Morando, devo dire che lui è uno dei pochi che possa fregiarsi della parola abusata, quasi come crisi, cioè è un riformista. Enrico Morando è davvero una persona che si batte in Parlamento, alle volte anche insomma con una capacità di attenzione opaca da parte del suo stesso partito, proprio per fare in modo che quello che non va sul piano economico e sociale si possa recuperare. Poi, sempre nel programma avevamo previsto la presenza del presidente della Tercas, l'avvocato Nino Nisi, in sua vece c'è il presidente della. Un saluto all'avvocato Nisi, ma in sua vece c'è il presidente della CARIP, il professor Marconi, che lo ringraziamo per essere qui. Ed è anche per noi un'occasione di conoscere ovviamente colui che rappresenta il vertice della banca più importante del nostro territorio, lo ringraziamo per la sua presenza. Quindi il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscio, che tra l'altro anche sul piano accademico è professore di economia politica, quindi è probabilmente più titolato a ragionare su questo argomento appunto in termini economici. Infine sono onoratissimo, e gli cedo proprio tra un istante la parola, come moderatore di questa nostra discussione abbiamo con noi Stefano Folli, che è stato direttore del Corriere della Sera. Secondo me era un gran bel Corriere della Sera, e poi soprattutto colui che cura ogni giorno con il suo punto sul Sole 24 Ore, una delle poche bussole, se non l'unica, attraverso le quali potersi orientare nel marasma della politica italiana, anche se qualche volta tra le righe si sembra di poter cogliere la sua difficoltà a dire, diciamo, adesso dove rimedio io stesso. Concludo veramente e gli passo la parola, ritornando alla parola crisi. La parola crisi quindi come momento di soluzione, momento di superamento dei problemi, e questo richiama un'altra grande categoria greca, quella dell'incrocio tra il tempo e l'azione, che è il kairos. Il kairos, cioè il tempo opportuno, il momento in cui scegliere veramente quello che bisogna fare. Ma bisogna fare in fretta, perché come ricordava più lirico per voi di greci, ecco, breve misura è quella del tempo opportuno per gli umani. Grazie. Grazie. Proposto stasera
le radici della crisi, faccia sì che ognuno, delle persone presenti in questa sala, ognuno degli italiani, possa avere una sua risposta, perché la crisi la vivono tutti ogni giorno e tutti si sono formati un'idea ben precisa di quelle che possono essere le cause della crisi. Certamente la sono formata io, appunto per il lavoro che faccio, di osservatore di una politica generalmente deludente, no? Incapace di ovviare ai tanti ritardi del nostro paese. E senza nulla togliere all'amico Galli della Loggia e alla potenza delle sue analisi, forse si potrebbe dire che non necessariamente una crisi economica di portata internazionale coincide con una crisi della democrazia. Questo ricorda un po' quello che si diceva negli anni 30, quando la grande recessione che cominciò nel 29 fece sì che tanti osservatori intellettuali, legati soprattutto al mondo della sinistra, videro in quello la crisi definitiva del capitalismo e quindi, diciamo, delle democrazie occidentali che erano fondate sull'economia di mercato. Poi in realtà si capì che c'era sì una crisi anche degli istituti politici, ma era una crisi, diciamo, che obbligava le democrazie a rinnovarsi, a essere più adeguate alla sfida posta dalle grandi, enormi difficoltà economiche di quegli anni, e poi le democrazie riuscirono a uscire rinforzate da questa sfida, tant'è vero che poi seppero affrontare e vincere la grande battaglia contro il totalitarismo tedesco, il nazismo e il fascismo. Questo per dire che indubbiamente penso che, insomma, su questo le persone che interverranno adesso potranno dire parole molto chiare. Quali sono le origini della crisi in relazione naturalmente alla necessità di indicare già questo tavolo, questa discussione, le vie di uscita, che cosa ci si aspetta da una classe dirigente, dalla nostra classe dirigente, che cosa ci si aspetta anche proprio in termini di, diciamo, di fantasia, di creatività, perché la crisi forse è anche una crisi di idee, anzi probabilmente soprattutto una crisi di idee. Il termine del presidente Bassetti, che è stato qui ricordato, la globalizzazione, secondo me colpisce molto bene e spiega in un neologismo piuttosto efficace che unisce insieme la necessità di tenere conto della dimensione globale delle vicende che ci coinvolgono e metterle insieme alla dimensione territoriale, il territorio, ciò che è locale. Riuscire a unire insieme questi due fatti, impedire, diciamo, di essere travolti nel grande mare della globalizzazione, perché esiste la capacità di restare ancorati a valori forti, a valori legati al territorio, e qui siamo in una realtà abruzzese dove il territorio è forte, grande, rappresenta una rete importante di cultura, di impresa, di industria. Ecco, questa è una delle risposte che si possono dare, ma siccome, diciamo, i livelli sono tanti, esiste un livello economico, finanziario, istituzionale di questi anni difficili che stiamo vivendo, credo che sia il caso di sottoporre questi spunti ai nostri relatori. Una delle funzioni più spiacevoli del moderatore è quella di richiamare i tempi. Se riuscissimo a stare 8 minuti, 8 massimo 9 minuti per ogni intervento, ci sarebbe la possibilità poi di fare qualche replica e di dare quindi maggiore vivacità alla discussione. Io comincerei proprio dal professor Mattoscio, che è il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, e che proprio, ecco, in questa dimensione che unisce il territorio, il valore del territorio ai grandi temi della globalizzazione, penso che possa offrirci una riflessione interessante. Prego, professor Mattoscio. Grazie, buonasera a tutti, complimenti a Fondazione Europa Fossino per questa brillante e opportuna iniziativa.
L'argomento è stato già presentato in modo intrigante, lo è sotto ogni aspetto, riguarda le singole persone, le comunità, le nazioni, i continenti, ma molto probabilmente per la durata e lo spessore della crisi che stiamo vivendo adesso noi, siamo di fronte anche a interrogativi che possono portare a interpretare l'avvicentamento, gli accadimenti come un avvicentamento anche epocale nella storia degli uomini. Io cercherò di restare un po' più sul mio specifico, accettando anche i suggerimenti del nostro moderatore, e proverò a sviluppare un ragionamento molto elementare e scarno dal punto di vista strettamente economico sul concetto di crisi, e non nella sua rappresentazione astratta, ma in quanto davvero è maggiormente prossima alla nostra vita quotidiana. E tuttavia non si può non partire dai grandi scenari che caratterizzano il mutamento recente nel funzionamento dei sistemi economici. Questo è necessario fare perché nelle apparenze sembra che il pensiero scientifico, la capacità dell'azione di governo, il ruolo dei grandi protagonisti della vita economica avvertono non solo disagio, ma quasi una sorta di mancanza di possibilità di intervento o di concepire anche gli stessi interventi. Sembra che tutti siamo disarmati di fronte ai problemi della crisi. Allora, che cosa brevemente dobbiamo ricordare? È stato già detto, le crisi si ripetono facilmente, anzi, è inconcepibile il funzionamento di una libera economia di mercato o il funzionamento della cosiddetta economia democratica o democrazia economica senza mettere al tempo stesso che periodicamente si possono determinare situazioni di sofferenza. D'altronde la storia economica è nient'altro che l'alternarsi di fasi congiunturali. Le congiunture sono più o meno lunghe o più o meno brevi, ma in ogni caso le congiunture si descrivono sempre per due fasi, una fase di recessione e una fase di espansione. Dunque le difficoltà, fenomeni cosiddetti di crisi, sono impliciti al funzionamento delle economie di mercato. Il grande pensiero scientifico moderno ha provato a circoscrivere le ragioni, le cause di questi fenomeni, per individuare anche le possibili terapie. Comunque tutto il pensiero fino ai primi anni 30 del Novecento, sia pure con sensibilità molto diverse, però tutto il pensiero, diciamo così, classico, neoclassico, degli economisti marxisti, erano rivolti a focalizzare l'attenzione prevalentemente sulle crisi provocate dagli eccessi di produzione. Le differenze negli orientamenti scientifici di queste grandi scuole erano da ricondurre alle cause. Comunque, il dato comune a tutte era la constatazione del periodico verificarsi degli eccessi di offerta. E negli anni 30, con la gravissima crisi del 29, che si constata che c'è una tale lontananza tra l'economia reale e questo modo di ragionare che i paradigmi scientifici, si doveva ammettere che i paradigmi scientifici o erano paradossali o erano assolutamente sbagliati o incapaci di diagnosticare le crisi stesse. Nel senso che con il pensiero economico di Keynes e con la rivoluzione keynesiana che si sposta tutta l'attenzione dal punto di vista dell'offerta al punto di vista della domanda.
ed è da quel momento che si privilegia l'interpretazione della crisi come prevalentemente insoddisfacente manifestazione dei livelli della domanda aggregata. Dentro la domanda aggregata c'è tutto, ma visto che stiamo in una platea come quella di questa sera, prevalentemente il consumo di noi tutti o i piccoli investimenti che noi tutti facciamo e che insieme a noi fa lo Stato, fanno le imprese ed altri operatori ancora. Da lì la terapia si sostiene la domanda e si controlla e si governa la crisi. Da questo modo di ragionare sono nati i modelli moderni di welfare state, con pregi e difetti, migliore e minore esperienze sotto il profilo storico, cambiando gli esiti da paese a paese, e adesso ci ritroviamo con la crisi anche di questa lunga stagione, e per cui dobbiamo interrogarci se valgono ancora questi paradigmi scientifici per capire la crisi e possibilità di interpretazione delle azioni di politica economica per provare a concepire le risposte che alla crisi si deve tentare e provare a dare. La globalizzazione, localismo e globalizzazione, ecco una delle chiavi di reinterpretazione del funzionamento dei sistemi economici, certamente sta in questo binomio. Ma perché questo binomio è diventato d'attualità? Perché insieme, o prima ancora dell'affermazione di questo binomio, c'è l'avvento della nuova economia, della cosiddetta economia di rete, per cui cambiano i dati genetici che qualificano i fondamentali del sistema economico. Dal punto di vista giuridico, qui c'è il ministro del diritto, si assiste all'evoluzione dell'importanza del diritto di proprietà verso il diritto di accesso, perché quando c'è la rete che prevale, allora diventa più, non perché scompare il ruolo del diritto di proprietà, ma diventa sempre più importante la disciplina del diritto di accesso. Cambia la dimensione dell'economia nazionale in quella dell'economia globale, si supera il rigido riferimento alle cosiddette economie di scala e diventa sempre più importante l'economia della velocità, da ricondurre al fattore tempo, e molto, ma molto indebolito il principio tradizionale che è la prima nozione che si somministra nei corsi tradizionali di economia politica, che è il cosiddetto principio dei ricambiali, dei rendimenti marginali decrescenti, che invece nell'economia della conoscenza, dell'economia globalizzata e dell'economia della rete diventa sempre più economia con rendimenti crescenti e non più decrescenti. Allora è ovvio che se questi sono i nuovi paradigmi, le ragioni della crisi sono da una parte ragioni dovute alle contingenze del funzionamento dei mercati, ma dall'altra parte ci sono anche ragioni che attengono al funzionamento e alle caratterizzazioni dei fondamentali degli stessi sistemi economici, sui quali poco si riflette, sia da parte degli addetti al mestiere, da parte degli stessi economisti, e meno che mai si fa qualche sforzo in questa direzione da parte dei cosiddetti opinion leader o di chi ha responsabilità a qualunque titolo. In breve, le ragioni di cui ci siamo convinti della crisi che stiamo vivendo sono hanno origine finanziaria. Personalmente credo che bisogna avere il coraggio anche di dire di più, soprattutto in una parte del mondo che è quella, la parte che è l'economia americana, perché francamente io non nascondo che ho avuto e continuo a avere simpatia per il presidente, il brillante presidente Obama degli Stati Uniti, però mi ha un po' turbato la sua accusa negli ultimi giorni, indirizzata alla responsabilità del vecchio continente europeo, e
circa le ragioni dell'aggravarsi della crisi mondiale. E non si può dimenticare che dove la crisi ha origine ed è stata suscitata in primo luogo è negli Stati Uniti, una crisi di origine finanziaria. Ma che cosa c'era lì? C'era un gravissimo difetto di funzionamento del sistema, perché le norme di vigilanza di quel paese erano cogenti abbastanza sul segmento degli operatori finanziari e erogatori del cosiddetto credito ordinario commerciale, che è assolutamente inadeguato nell'attività di controllo delle cosiddette banche d'affari. Risultato, i famosi mutui cattivi si sono concessi con tantissima facilità a tassi di interesse bassi. Perché? Perché non si è mai, le stesse banche commerciali non avvertivano il vincolo della quantità del credito erogabile. Qui ci sono degli operatori che potrebbero, che sono del mestiere, sanno quanta importanza ha questo vincolo in capo alle condotte quotidiane degli operatori. Perché? Perché potevano rivendere in grandi stock il credito commerciale alle banche d'affari attraverso le cosiddette cartolarizzazioni. Poi le banche d'affari poi trasferivano tutto in conto con le cartolarizzazioni e la finanza innovativa cosiddetta di derivati il rischio di credito. Dunque un difetto di sistema. Tutto questo è stato avvertito in perfetta solitudine. La durata della crisi ci dice che da una parte è necessario che si torni a disciplinare i mercati, perché i mercati globali non hanno istituzioni e norme adeguate di disciplina. Dall'altra parte però la durata della crisi stessa ci impone di ripensare ai modelli di vita comportamentale di ciascuno di noi. Spero di poter tornare su questi aspetti in una seconda giornata. Esatto, grazie. Quindi ci sarà un secondo intervento. Il professor Mattoscio ha appunto introdotto gli elementi legati alle cause finanziarie della crisi e i suoi effetti sul mondo del credito. Sono effetti pesanti, lo vediamo tutti i giorni. È uno dei, diciamo, dei temi che suscitano più sgomento e dubbi e incertezze dell'opinione pubblica. Quindi io vorrei adesso sentire questo il professor Colombacchi, a cui faccio una domanda. Gli uomini, diciamo, l'opinione pubblica, l'uomo della strada cosiddetto, si chiede in questo periodo così turbolento, ma l'euro è stato in definitiva un buon affare? Perché diciamo, alla fine degli anni 90 l'idea era che l'euro potesse essere la panacea un po' di tutti i mali nazionali, no? Un serio e definitivo ancoraggio all'Europa che avrebbe dato una spinta straordinaria alla nostra economia, al nostro stare in Europa, integrando quindi ricevendo i benefici che spettavano e rendono quei forti e consolidati. Adesso naturalmente c'è paura, ma l'euro continua a essere una saldezza, una garanzia per la nostra economia, o è un prezzo che noi paghiamo sempre più pesante? Il caso greco è anche il caso di un paese che è costretto a sacrifici sempre più duri per riuscire a stare dentro questi famosi parametri. Che cos'è oggi l'euro? È un buon affare? È un rischio? È un lusso che un paese come il nostro, che non riesce a curare i suoi vizi antichi, non può permettersi? Ma uscire dall'euro non avrebbe effetti catastrofici? Ecco, è una domanda che molti si pongono, è giusto anche, credo, dare un po' qualche risposta in questo senso. Prego. Ma io partirei un pochino a inquadrare prima il problema, anche perché prima il primo inciso era sul credito. Allora, perché la complessità di questa crisi? Perché prima del 2007 siamo stati abituati a avere delle crisi settoriali. C'erano crisi di liquidità, c'erano crisi di sovravalutazione, pensiamo alle New Economy, ma pensiamo anche alla crisi finanziaria della Corea, della Russia, eccetera. Le medicine
potevano essere più o meno lunghe, ma erano conosciute e quindi era facile isolare la crisi dal resto del contesto. Dal 2007 si ha la prima crisi globale che investe tutti i mercati. È vero che nasce negli Stati Uniti dal finanziamento delle case sopravvalutate, ma la materia prima viene venduta in tutto il mondo. La cartolarizzazione non è all'interno degli Stati Uniti, ma invade tutte le istituzioni, sia bancarie che finanziarie, che assicurative del mondo. Quindi quando è crollata la fiducia che le famiglie potessero pagare i debiti sulla casa, non ci dimentichiamo che la casa negli Stati Uniti, l'abitazione, era intesa come un bancomat, aumentava continuamente di valore, continuamente si andava alla banca a rinegoziare il mutuo ipotecario per avere liquidità da investire. Quindi è un meccanismo a bassi tassi di interesse che incrementava i consumi e sosteneva l'economia statunitense. Quando il valore delle case comincia a diminuire, cominciano ad essere richiesti il reintegro della garanzia, perché se non paghi viene venduta la casa, crolla quel mondo, ma non si limita agli Stati Uniti, perché ripeto, quella materia era stata venduta in tutte le parti del mondo. Quindi si ha la prima crisi di fiducia. Perché? Perché anche nel sistema creditizio si comincia a dubitare che gli asset, le attività che sono nel bilancio di una banca fossero attività sane o fossero parte di quegli investimenti. Siccome la crisi era globale, gli stati sono intervenuti con generosità. Pensiamo al primo intervento di 700 miliardi di dollari degli Stati Uniti per salvare il sistema creditizio e per incentivare i consumi e intervenire sul welfare. Sono misure che ha preso tutto il sistema. In questo frangente ha aumentato enormemente il debito pubblico. Se facciamo il rapporto della crescita del debito pubblico dal 2008 al 2010, mettendo il rapporto al PIL, è cresciuto del 71% in Irlanda, 37% in Grecia, ma anche 18% in Germania, 17% in Francia, il 15% in Italia rispetto a una media europea del 18,9%. Quindi in questi interventi, pur criticati, ma il debito pubblico è stato tenuto sotto controllo. Dopodiché la fiducia si sposta sugli stati. Saranno gli stati in grado di pagare le obbligazioni che hanno emesse? E questo è il punto interrogativo che ancora ci sta angosciando. Pensiamo che nel prossimo triennio, solo guardando l'Italia, scadono 537 miliardi di debito, che corrisponde al 30% del debito totale. Quindi certi interrogativi sono, diciamo, dal punto di vista degli analisti, legittimi. E allora la fiducia rientra ancora una volta nei bilanci delle banche, ma le banche, tra le attività, hanno il debito sovrano e di quale stati, e comincia a essere messo in difficoltà i primi stati, l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo, sono un po' la punta dell'iceberg. I ritardi negli interventi da parte della Comunità Europea presuppongono il contagio di questi punti interrogativi. La Spagna per prima, ma poi l'Italia. Quindi si sa che la situazione è ancora molto incerta. Interviene la manovra del governo, quantitativamente appropriata, lasciamo stare il marketing, il fatto che sia stata elaborata con troppe variazioni, però quantitativamente, anche se è sul lato della spesa e non sul lato dello sviluppo, ma il bilancio è messo in sicurezza. Tuttavia il mercato in teoria, sì, non respira un'area di fiducia, perché il contagio si estende anche alle altre nazioni. L'attacco di rating sulle banche francesi, sulle banche tedesche, i fatti dell'ultimo momento, del SIA che non riesce a fronteggiare i suoi impegni,
Oggi la notizia che il governo inglese sta prendendo in esame di risalvare per la seconda volta la Royal Bank of Scotland sono tutti elementi che non tranquillizzano sulla tenuta del sistema creditizio in genere europeo, non è più, diciamo, italiano. La manovra ci ha messo nella condizione di essere nel gruppo. Oggi risentiamo gli effetti di tutti. Poi CDS, cioè la differenza rispetto al tasso del titolo italiano rispetto al Bund è più alta perché abbiamo il debito pubblico più alto per le incertezze politiche. Il downgrade che ci è stato fatto richiama la crescita lenta, l'ammontare del debito, la fiducia sulla azione politica che riesca a risolvere le cose. Questo è il quadro e il contesto nel quale ci dobbiamo porre le domande sul credito e le domande sull'euro. Il credito. È chiaro che il rischio paese si ripercuote sul sistema creditizio. Quando prima del 2008 una banca ha necessità di funding, si rivolge all'Europa. È facile ottenere i finanziamenti dall'Europa e quindi il modello delle banche cambia anche che si comincia a collocare presso la clientela carta di terzi per avere commissioni, per l'indebitamento si va nell'oceano europeo. Il rischio paese ha riportato tutti a dover conquistare la raccolta, il funding in Italia. Il global è appropriato proprio in questo discorso, non si guarda più allora alla globalità dei mercati perché ci sono preclusi per il rischio paese, bisogna guardare al mercato italiano. I tassi, l'aumento dei tassi indifferenziato che più che meno nella raccolta origina da questo fatto. È chiaro che immediatamente c'è poi la ripercussione del trasferimento a valle dell'aumento dei costi, quindi gli impieghi aumentano. In termini importanti, ciò che crea da una parte la richiesta di credito che continua da parte delle imprese più deboli, le imprese che riescono a scaricare sui loro fornitori problemi di liquidità, è chiaro che si restringono e non ricorrono alle banche. Questo è il punto. Quindi sul credito l'origine dei prezzi, l'origine delle necessità delle banche di raccolta c'è e va inquadrato in questo quadro, diciamo, di rischio paese. Poi è chiaro che il downgrade che è stato fatto sull'Italia, di mentre not, in quanto Moody's l'ha portato a 2, dice poco per il pubblico, però significa che ai fini della Banca d'Italia, ai fini della vigilanza, gli asset della banche verso le altre banche, verso le autorità, gli enti comunali, gli enti territoriali e così via, pesano, anziché pesare il 20%, pesano il 50%, di cui la necessità di avere più capitale per questo fatto. Quindi è, se si vuole, un circolo vizioso che porta a sua volta a questo fatto. Però il credito in Italia non è mai mancato, la crescita è positiva anche ora, e a giugno il credito, l'aumento del credito per le aziende e le famiglie italiane è superiore come percentuale al credito sia nella Germania sia in Francia sia così. Cerco di stringere, sia da altre nazioni, quindi questo un po' inquadrato. L'euro è un affare o no? È chiaro che il rischio paese si ripercuote sull'euro, ma perché? Perché la CE, diciamo così, è una comunità, non c'è una politica unica fiscale, non c'è una politica monetaria che riguardi il complesso, abbiamo solo la Banca Centrale Europea che con il tasso sui propri fondi riesce a regolare la base monetaria, ma questo ed ha come compito solo la tutela, la salvaguardia dell'inflazione, che oggi non costituisce un pericolo. Non ha, come negli Stati Uniti, anche la possibilità di guardare allo sviluppo.
è un affare o non è un affare? È chiaro che chi ha lo spirito europeo e vuole crescere nell'Europa deve ancora credere in questi valori, deve ancora credere nel valore dell'unione dei governi. Occorre però regole superiori, l'emissione di obbligazioni come è stato chiesto, l'emissione, l'aumento dei fondi a disposizione per gli aiuti al sistema creditizio, ma sono tutti mezzi. Ricerche di banche di affari dimostrano che l'uscita dall'euro costa. Nel caso della Grecia è stato fatto un calcolo, non mi chiedete come, però le cifre sono che va a costare dai 10.000 agli 11.000 euro il primo anno, la metà per gli anni successivi, fino a che? A testa, a persona, abitante, cioè. Sì, sì, ogni greco, indipendentemente dall'età, costo spalmato sulla popolazione. Per la Germania sembra un po' meno, si va sui 6.000 euro, però poi ci sono ripercussioni sull'economia. Personalmente io ho fiducia che i governi sapranno trovare la strada per creare delle strutture sovranazionali per regolare l'euro, ma credo ancora che l'euro sia un buon affare. Prima di dare la parola al professor Marconi, ti do una chiave di un'automobile che è stata ritrovata all'ingresso, qualcuno l'ha persa, non è la mia. Ebbene, se mai in tasca si scopre che se si è qui. Allora, professor Marconi, credito e territorio, lei è presidente della Cassa dei risparmi di Pescara, quindi chi meglio di lei può dirci come il territorio vive in questo scenario che è stato qui descritto. Io le vorrei anche chiedere come giudica le prospettive del piano di cui si parla a livello europeo per il salvataggio delle banche, per la ricapitalizzazione delle banche, un intervento di cui si è discusso molto in questi giorni che ha avuto l'effetto di dare un po' di slancio alle borse, proprio che riguarda, diciamo, un intervento in grande stile, non ancora esattamente definito, per il salvataggio delle banche europee. Prego. Sì, in realtà, essendo io, diciamo, il più acerbo tra i contraddittori, mi limiterei a fare un intervento di respiro un po' più modesto. La questione della presenza di una banca territoriale in un territorio come quello abruzzese credo debba essere visto sotto due diversi profili, probabilmente il professor Mattoscio che ha una radicazione su questo territorio molto più profonda della mia è in grado di dare indicazioni assai più significative anche di carattere euristico. Credo debba far riflettere sotto due diversi profili. Il primo è un profilo che riguarda il significato attuale di una banca del territorio e ovviamente in filigrana questa domanda porta a chiedere ancora ad una popolazione come la nostra, ma in generale a chiedere alla politica e all'economia se le scelte che sono state fatte nel tempo di rafforzare le istituzioni bancarie sotto l'aspetto dei grandi gruppi sia stata una scelta convincente e convincentemente vincente, scusate il bisticcio, cioè a dire se l'idea comunque di massificare la istituzione bancaria, di costruire dei grandissimi gruppi sia stata una scelta ideale per affrontare le crisi, soprattutto le crisi che stiamo vivendo. Dall'altro lato induce a riflettere se viceversa una realtà locale, quindi una banca territoriale che abbia una massa critica sufficiente per stare sul territorio avendo indici patrimoniali adeguati, avendo una rete di sportelli
che è in grado di soddisfare le esigenze che si propongono fondamentalmente su, su questa regione rispetto alle piccole e medie imprese, rispetto alle famiglie, quindi certamente rispetto a settori che non riguardano la grandissima impresa, riguardano le grandi industrie. Ecco, se la dimensione territoriale, naturalmente nel rispetto di certe regole, costituisca invece oggi uno strumento adeguato a leggere meglio quelli che sono i bisogni che si prospettano nell'ambito del territorio e dall'altro lato a creare presupposti perché gli interventi siano maggiormente selettivi. Io dico due cose relativamente a questo aspetto, perché naturalmente vivendo la realtà bancaria noi viviamo quotidianamente una serie di impatti negativi che derivano da quello che definiva poc'anzi Rompi il downgrade. Noi siamo purtroppo soggetti a un downgrade continuo, perché in Abruzzo viviamo un downgrade anche della regione Abruzzo, cioè noi non soltanto siamo downgradati rispetto al rischio Italia, ma anche rispetto al rischio regione Abruzzo. E tutto questo avviene, per esempio lo abbiamo sperimentato rispetto a Banca Tercas con l'abbassamento del downgrade con un outlook negativo in prospettiva proprio di recente da Moody's, lo abbiamo subito nonostante tutti i ratios patrimoniali e gli altri indicatori da T1 a ROE fossero indicativi di una realtà economico-produttiva assolutamente vitale. Quindi diciamo l'effetto che noi subiamo è un effetto, oserei dire, assolutamente di soggezione a regole di mercato che certamente sono per noi in qualche modo punitive, e sono doppiamente punitive anche in un altro contesto, in un'altra sede, in un'altra logica, per esempio rispetto alle grandi prospettive di intervento che naturalmente hanno sempre i grandi gruppi bancari. Mi riferisco per esempio alla vicenda dei Tremonti Bond, che erano stati sicuramente pensati e strutturati per intervenire a rifinanziare o comunque a dare liquidità ai grandi gruppi, ma certamente non pensati per le piccole realtà. Quindi questo è un po' lo scenario dentro il quale noi viviamo. Allora, al di là, mi permetta di evadere rispetto alla domanda che lei faceva rispetto agli interventi sui grandi gruppi, la realtà che ci si prospetta, quindi la necessità di stare sul territorio per istituti delle nostre dimensioni, è fondamentalmente questa. Siamo antipaticamente costretti ad essere molto virtuosi nella realizzazione di due obiettivi: quello di prosperare nella raccolta, quindi di tentare comunque di fidelizzare, di incentivare il risparmio e di ottenere che ci siano sempre maggiori depositanti, e dall'altro lato siamo costretti peraltro a erogare il credito con una certa cautela, proprio perché tutti gli indicatori che sono alle nostre spalle ci dicono che oggi le partite che giochiamo, che si giocano, sono fondamentalmente vincenti laddove si evitano gli incassi, laddove si evitano le sofferenze, laddove, ripeto, la gestione soprattutto degli impieghi sia una gestione molto oculata. Il vantaggio che è della realtà locale è quella di conoscere fondamentalmente il territorio, di avere una rete. Siamo una banca d'Italia, quindi abbiamo la possibilità di stare in contatto quotidianamente con gli operatori economici di questo ambito regionale. Siamo in grado di conoscere e quindi di fare investimenti con molto giudizio. Dall'altro lato, naturalmente, ci sono dei problemi che sono oggi legati anche ai costi. Per esempio, leggevo, ma lo abbiamo fatto anche noi come gruppo bancario, che per gli istituti di credito diventa molto più conveniente oggi tenere denaro in eccedenza in overnight piuttosto che impiegarlo. È molto meno rischioso, è molto meno rischioso oggi andare sull'interbancario e prestare denaro ad altre banche, è molto meno rischioso tenerlo in overnight piuttosto che prestare denaro ad altre banche.
e naturalmente dall'altro lato il propendere per la raccolta significa assumere costi che potrebbero essere evitati ricorrendo più facilmente alla BCE e presta il denaro a importi assai più bassi di quelli che non debbono essere poi corrisposti alla popolazione. Quindi io ritengo che il futuro si giocherà anche su questi aspetti, voglio dire, superato per qualche verso l'inganno costituito dall'eccesso di finanziarizzazione degli istituti bancari, quindi eliminata la chimera di poter costruire gli attivi di bilancio attraverso la finanza, soprattutto la finanza creativa, oggi credo tornare a fare la banca nel modo tradizionale, raccolta in piedi ed essere forse degli artigiani dell'attività bancaria può essere tutto sommato, soprattutto in realtà come queste nostre, come quelle che conosciamo, uno strumento di riequilibrio, certamente non di superamento della crisi, ma forse di riequilibrio o soprattutto di non implosione in senso recessivo. Grazie. Questo intervento molto concreto e molto legato ai problemi reali di un territorio come quello in cui ci troviamo, con le sue esigenze e le sue inquietudini. Senatore Morando, prima quando, durante l'introduzione di Presutti ha detto, senatore Morando è un riformista, ha dato l'impressione di dire, insomma, non è che ce ne siano tanti di riformisti in Italia. Questo è un po' vero, è un po' vero. Quindi era un elogio che io riprendo e faccio mio, perché lei difende con coerenza una linea appunto riformista. Che vuol dire essere riformisti? Vuol dire proporre soluzioni realistiche e opporsi alla tendenza della politica di rinviare i problemi, di ritardare, di sonnecchiare, no? Di fronte a sfide importanti. Ecco, perché, adesso non è un discorso legato a una parte politica, ecco, ma perché è così difficile fare le riforme? Perché è così difficile in un paese come il nostro vedere una politica capace, non dico di anticipare i problemi, che sarebbe per la verità il ruolo della buona politica, però quantomeno di non apparire sempre molto, molto in ritardo e molto, come dire, un po' impotente di fronte alle cose che accadono. Ecco, perché c'è questo ritardo e che cosa si può oggettivamente e realisticamente fare oggi per avvicinare quel programma serio di riforme, di modernizzazione che palesemente il nostro paese ha bisogno. Prego. Grazie. Fare le riforme è difficile purtroppo per una ragione semplice, perché quelli che resistono alle riforme, cioè a un cambiamento reale, perché sono interessati al mantenimento dello status quo, sono magari non numerosissimi, ma molto ben organizzati, hanno un elevato livello di densità organizzativa. Coloro che sono interessati alle riforme in positivo e che quindi sarebbero favorevoli a promuoverle, sarebbero favorevoli a sostenere quelle forze politiche, per esempio, quei governi che le promuovessero, sono magari molto numerosi, ma sono poco densi organizzativamente. Per esempio, in questo momento in Italia, vitalmente interessati, vitalmente in senso tecnico, interessati alle riforme sono i giovani. I giovani sono relativamente tanti, malgrado tutto, malgrado l'andamento della demografia in Italia, sono tanti. Ma coloro che resistono alle riforme che interessano i giovani sono meno, ma molto ben incistati nelle organizzazioni che consentono di influenzare la politica. Risultato, le riforme non si fanno, malgrado siano nell'interesse del Paese, in particolare nell'interesse, per esempio, della moltitudine dei giovani. Oppure, riforme significative del sistema fiscale, del mercato del lavoro che favoriscano il lavoro delle donne, la partecipazione delle donne alle forze di lavoro. Posso fare una domanda? Prego. E questo è vero, diciamo, questa realtà, questo scontro tra chi ha bisogno di riforme e chi invece le vuole impedire, però diciamo, riguarda un po' tutti i paesi,
tutti i paesi si trovano in una condizione possibile. Naturalmente da noi è più difficile che altrove, perché altrove qualche riforma si fa. Perché sono paesi nei quali il livello di apertura dei mercati è più elevato. Noi abbiamo una connotazione negativa nel contesto anche europeo, che già presenta livelli di chiusura dei mercati più elevati di quelli che caratterizzano i paesi anglosassoni. Tuttavia, anche alla dimensione europea, noi siamo uno dei paesi più caratterizzati da chiusure corporative, non necessariamente legate a una certa categoria di lavoratori, di imprenditori o così via, ma anche proprio a controllori del mercato. Diciamo le cose come stanno, l'ENI utilizza la sua posizione dominante per fare pagare il prezzo del gas più elevato che altrove. Il prezzo del gas, cioè, e la nostra economia va a gas. Quindi sarebbe possibile per l'economia italiana avere un vantaggio dall'apertura del mercato del gas. Come mai l'apertura del mercato del gas non si realizza? Non si realizza perché l'ENI difende la sua posizione dominante. Come mai i governi tutti consentono all'ENI di mantenere questa posizione dominante? Perché l'ENI è di proprietà prevalentemente controllata dal pubblico e distribuisce elevati dividendi ai governi, i quali non saprebbero che fare se non avessero quei dividendi. Risultato, in funzione di un miglioramento del bilancio, peggioriamo la realtà dell'economia nel suo complesso. È un esempio, ne potrei fare 50 purtroppo di esempi analoghi. Questa è la spiegazione per la quale, secondo me, in Italia fare le riforme è difficile. Però ci sono delle novità e a mio giudizio si tratta di novità positive. Coloro che sono penalizzati dalla mancanza di riforme si stanno rompendo le scatole. Questa è una novità molto rilevante. Sono tacciabile di particolare simpatia nei confronti dei movimenti, punto. Ma vedo tra i giovani e tra le donne, per esempio, che secondo me sono le categorie più disperatamente danneggiate dal mantenimento dello status quo, vedo dei fermenti di innovazione. Non sono più disposti a farsi prendere per il naso, si muovono, contestano. Naturalmente mancano di un progetto, io ormai sono quasi vecchio, sono vecchio e non ho mai visto un movimento che ha un progetto razionale ben definito. Qui dovrebbero arrivare i partiti politici con le loro proposte, le loro soluzioni, che utilizzano la spinta dei movimenti e la organizzano in un progetto di governo. Questo sarebbe l'ideale. Ciò che dobbiamo sperare è che in entrambi i campi questa spinta che confusamente si agita nella società trovi canali di espressione sia nel centro-destra sia nel centro-sinistra. Ciò non avviene per ora in maniera convincente né in un campo né nell'altro, ma non escludo che a causa della drammaticità del rischio che incombe sul paese ci possano essere delle accelerazioni anche molto, molto rilevanti. Sperando di avere così risposto più o meno alla domanda che mi è stata posta, volevo fare solo una osservazione per poi terminare, perché il tempo è pochissimo. L'osservazione è questa. Senza la pistolettata di Sarajevo ci sarebbe stata la prima guerra mondiale. In quinta elementare, quando la facevo io, cioè, la maestra mi ha insegnato che no, perché la causa contingente fu effettivamente la guerra. C'erano tutte le condizioni mature perché l'esplosione ci fosse, ma è stata la pistolettata a determinare contingentemente, diciamo, l'inizio della guerra. Però le cause vere non erano quelle. Così io dico, senza la crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti ci sarebbe stata la grande recessione, non con quei tempi, ma ci sarebbe stata. Non sono d'accordo con chi dice che le cause di questa della grande recessione sono finanziarie o prevalentemente finanziarie. Io non sono convinto che le cose stiano così. La mia opinione è che le cause della grande recessione e della crisi che perdura
riguardino l'economia reale. Quanta produzione, quanto lavoro, quanti consumi, quali livelli di prezzi, ci siamo capiti, insomma, l'economia reale. Quali sono queste cause? Fondamentalmente, sia badate a livello globale, sia alla dimensione dell'area euro, lo squilibrio enorme tra un paese, in particolare gli Stati Uniti d'America, la dimensione globale, che vive da anni a dentro, accumulando un gigantesco debito privato, le famiglie, e un enorme buco della bilancia commerciale e della bilancia dei pagamenti. Dall'altro lato dell'economia globale è quasi in corrispondenza in termini di dimensione dello squilibrio paesi emergenti che accumulano un surplus, cioè un risparmio enorme, con livelli di risparmio pubblico, i fondi sovrani famosi, e di risparmio privato assolutamente giganteschi. Ci voleva il governo globale per fare in modo che i due squilibri atterrassero a poco, cioè si compensassero, è vero, ma il governo globale non c'era, perché l'esplosione è avvenuta in una fase nella quale l'unica superpotenza non era più l'unica, l'iperpotenza globale uscita dalla Grande Guerra Fredda non era più in grado di governare il mondo definitivamente, e contemporaneamente un nuovo assetto non c'è il G2, Stati Uniti, Cina, e non c'è nemmeno il G20 come capacità. Alla dimensione europea, stessa storia, non si può avere la stessa moneta. La conquista della moneta è straordinaria perché così con la moneta unica noi abbiamo un mercato unico e siamo il più grande mercato del mondo, con potenzialmente la moneta espressione del più grande mercato del mondo, se siamo l'Europa però. E tuttavia all'interno dell'Europa, ci sono le cose che già sono state dette, quindi non le ripeto, all'interno dell'Europa, paesi, la vecchia area del Marco, con un gigantesco attivo commerciale e un elevato livello di risparmio, e paesi con un buco commerciale crescente, una bilancia dei pagamenti in condizioni disastrose. Prima Grecia in particolare Portogallo, e poi via via, compresa l'Italia, che è un grande paese manifatturiero, non ci dobbiamo dimenticare che ha ormai stabilmente un buco della bilancia dei pagamenti delle dimensioni di 3-4 punti del prodotto interno lordo, quindi siamo in squilibrio grave. Anche qui ci vuole il governo europeo per il governo di questo squilibrio. Ma il governo europeo vero non c'è, c'è la BCE che governa la moneta, ma non c'è il governo della politica fiscale e della politica economica. Cosa bisogna fare? Bisogna che alla dimensione globale, e ci sono segni incoraggianti, le riunioni del G20, mentre quelle del G8 dell'ultima fase erano cose ridicole, assolutamente, diciamo, delle sceneggiate, le riunioni del G20 che si susseguono da quando c'è stata la grande recessione sono vere riunioni di tentativi, sedi per tentativi di coordinamento. Non è che i grandi del mondo non hanno, i 20 grandi del mondo hanno capito che o determinano livelli di coordinamento accettabili o andiamo tutti a farci benedire. E alla stessa dimensione, quello che sta accadendo in Europa, alla dimensione europea, è altrettanto importante. Nel giro di pochi mesi abbiamo fatto sul versante del coordinamento delle politiche economiche e fiscali i passi che ci siamo rifiutati di fare nei 15 anni precedenti. Naturalmente questo non significa che non dobbiamo, quindi dice, ma la soluzione dei problemi dov'è? Nel governo globale e nella costruzione del governo dell'Europa, quindi in Italia non c'è da fare niente. È vero, è esattamente l'opposto, alla condizione che non si pensi che, come è stato autorevolmente scritto, possiamo farcela da soli. Ecco, questa secondo me è una cazzata, scusate l'espressione atenzia. Non è vero che non possiamo farcela da soli, ma non convinceremo mai l'Europa e la dimensione globale, per quel poco che contiamo, e siamo uno dei grandi paesi industriali avanzati del mondo, quindi qualcosa contiamo, a realizzare le forme di coordinamento e di governo che sono necessarie per affrontare i problemi, se ci presentiamo con le pezze al culo, cioè se non abbiamo risolto i problemi di casa nostra. Ed è per questo, per esempio, che dire che il grande avversario
del progressismo italiano è la BCE, a me sembra una stupidaggine, perché è chiaro che ci infiliamo dentro una logica da cui non usciamo più vivi. Io ho l'impressione che, ho terminato, mi scuso, certo, ho l'impressione che è a partire da questa consapevolezza che poi bisogna definire ricette alla dimensione nazionale più specifica. Grazie. Intrometto solo per qualche doveroso ringraziamento. Il primo ringraziamento lo dobbiamo al gruppo consigliare regionale del Partito Democratico che ci ha aiutato ad avere la disponibilità di questa sala, diciamo, ci sostiene nell'organizzazione di questi convegni, quindi grazie per questo aiuto, così come ringrazio il consigliere comunale del Partito Democratico Cusili che poi ci ha aiutato in questo senso. Quindi poi ringrazio gli organi di stampa che vedo presenti, la Carta Stampata, il Centro, il Messaggero, la Domenica del Pulso, il Tempo, poi Rete 8, e chiedo scusa se non cito qualcuno, perché ci aiutano a portare oltre questa nostra riflessione. Quindi qualche ringraziamento ad alcuni tra i tanti amici, per cui sempre una cosa faticosa, qualcuno si sentirà, ma tra i tanti amici che vedo vorrei salutare in primo luogo i rappresentanti del mondo dell'economia, le persone di Fabio Spinosa e presidente di Confindustria dell'Aquila e Paolo Pinavera, presidente di Confindustria di Chieti, è sicuramente importante. E poi il dottor Zippiti, che è il presidente del terziario avanzato nella Confindustria di Teramo, grazie per esserci. C'è anche il mondo dell'università con il preside Bonetta, che ringraziamo per essere presente. Quindi dicevo prima il gruppo del Partito Democratico, il consigliere regionale Claudio Ruffini, grazie per essere qui. Poi ancora Francesco Ricci, già sindaco di Chieti, il senatore Enzo Lombardi, Mario Amboni, direttore dell'AFTA. E poi un amico speciale di Pescara, Germano Duccio, che è avuto la picchiata. E risaldo perché ringrazio anche perché vedo qualche mio alunno che faticosamente cerca di seguire, ecco, lo ringrazio per questo sacrificio quasi eroico, grazie. Bene, riprendiamo. Allora, mi sembra che finora temi siano stati ben messi a fuoco, da ultimo questo brillante intervento di Morando ci ha portato anche nella dimensione più politica della discussione. Io credo che a questo punto noi dobbiamo ascoltare il punto di vista di Luciano D'Alfonso, che è il locale e che è l'animatore di questa serata. Che ti dici di come si sta svolgendo questa discussione? Quali spunti ti sono venuti alla mente? Tanto mi pare che abbiamo corrisposto ad un'esigenza. Questo è testimoniato non solo dall'adesione della cittadinanza, che non ci fa mai mancare sentimento, coinvolgimento, partecipazione, ma anche dalla qualità dei contributi che abbiamo riscontrato. Io sono molto soddisfatto per come abbiamo costruito fino adesso questa tavola rotonda. Ci sarà poi il punto di vista di Bassetti, che mi hanno sempre permesso di dire che è il punto di vista di un gigante, in un'Italia che ha bisogno di ritrovarli i giganti o di reinventarli. Ecco, io penso che la crisi, come ha detto Marco Presutti, ma come hanno saputo anche condensare gli altri che sono intervenuti, è una categoria che convoca tutti noi. La crisi chiama in causa il passaggio. C'è un sindaco al quale io sono molto affezionato, Massimo Cacciari, che rimane sindaco di Venezia al di là del fatto che la consigliatura sia finita, e lui ci ha insegnato che la crisi proprio si dispiega se noi ci avviciniamo alla riflessione, al pensiero, al concetto del passaggio. Un passaggio che ci fa capire come in quel momento in cui si articola il passaggio c'è l'inadeguatezza degli strumenti e delle risorse.
Che si fa a questo punto? E che si fa a questo punto ad opera di chi? Gli attori che abbiamo messo attorno al tavolo, da questa parte del tavolo, rappresentano, secondo me, ognuno degli spezzoni, dei soggetti che devono mettere in evidenza qual è la risposta possibile per la parte di competenza alla crisi. Sapendo che dopo la crisi non è indifferente che ci sia la morte o la vita, noi vogliamo che dopo la crisi ci sia la vita. E quando diciamo che vogliamo che ci sia la vita, intendiamo la vita delle persone, delle comunità, la vita delle imprese, la vita anche delle organizzazioni territoriali. Vedete, proprio pensando a Bassetti, che poi parlerà, io ho avuto una grande invidia, diciamo, rispetto alla comunità della Lombardia, che è stata governata anni fa da Bassetti e secondo me continua ad essere governata dai suggerimenti di Bassetti, anche se adesso non c'è più Bassetti, perché tutta la prima stagione di Formigoni si è nutrita delle intuizioni di Bassetti, del pensiero lungo di Bassetti. Però con onestà devo anche dire che se Bassetti governasse oggi non solo la Lombardia ma anche l'Abruzzo, toccherebbe con mano come gli strumenti di cui dispone oggi la classe dirigente sono strumenti per quantità e qualità inimmaginabili 35 anni fa, 30 anni fa. Sono strumenti sul piano normativo di un'abbondanza tale che per davvero si possano rinvenire i punti di forza per superare anche la crisi dal punto di vista di quello che si chiede ai territori. Vedete, io penso e cerco di sostenerlo, diciamo, con l'esperienza di un locale, di uno che è appassionato dalle e alle decisioni locali, che noi dobbiamo assolutamente reagire. Noi dobbiamo reagire avendo anche contezza di quali sono i numeri di una regione come la nostra, il dottor Stefano Folli. Questa è una regione, come sanno descrivere bene gli attuali eletti, alcuni dei quali presenti in questa assemblea, gli operatori dell'informazione, ce ne sono alcuni che sanno anche scattare importanti fotografie. Questa regione, che fa parte dell'Italia, che sta dentro l'Europa, è contraddistinta da numeri che devono essere non solo conosciuti, ricordati e tenuti a mente. Caro Enrico Morando, questa è una regione che ha in questo momento, diciamo, un livido, io lo chiamo così perché mi consente facilità di comunicazione, ha un livido che festeggia quasi 20 anni. Da 20 anni mancano all'appello 20.000 opportunità di lavoro per coloro i quali si qualificano inoccupati. E poi c'è un altro livido pari a 42-43.000 opportunità di lavoro per i disoccupati. Quindi noi siamo manchevoli per la comunità di coloro i quali o non hanno assaggiato l'esperienza del lavoro o è scappata di mano l'esperienza del lavoro, ci mancano 45-44.000 opportunità di lavoro. Ecco, noi rispetto a questo dobbiamo sapere che non è siccome c'è la crisi allora si fa di meno, allora aspettiamo che magari ci sia qualche regalia nazionale o comunitaria che ci consenta lo strumento per scavalcare. Che fare allora? Ecco, io volevo cogliere, quasi strumentalizzare l'occasione di questo convegno, dei grandi apporti di competenza di questo convegno, per cercare di verificare se quello che vado sostenendo da qualche tempo ha poi una capacità di realizzatività, di accadibilità, se mi lasciate passare il termine. Il problema di questa regione è la scarsa natalità imprenditoriale. E accanto alla scarsa natalità imprenditoriale c'è un problema che è più conosciuto, meno di quello che ho citato, la difficoltà per l'irrobustimento imprenditoriale. Allora, per quanto riguarda la natalità imprenditoriale, io mi permetto di accendere una luce su un fatto indiscutibile, anche per le persone di economia seria come Mattoscio e anche per le persone di competenza bancaria come il professor Marconi. Lui ce l'ha personalmente, ma ce l'ha anche come delegato dell'avvocato Nisi, quindi ce l'ha per due volte la competenza bancaria. La natalità imprenditoriale, per esempio, potrebbe essere rinvenuta, svelata, facilitata, movimentata, mobilitata, se noi tenessimo a mente un dato che noi abbiamo festeggiato anche nel 2010, 1730 brevetti in questa regione, tra brevetti ed invenzioni, che però sono una densità, diciamo,
didattiloscrittura di inchiostro usato soltanto per il Ministero delle Attività Produttive in via Molise. Cioè, perché è un fatto significativo solo lì e invece non determina, non scuote un meccanismo di responsabilizzazione, di convocazione per il circuito dei decisori, per esempio, della regione, del sistema locale, dei poteri locali e anche di qualche competenza nazionale che potrebbe anche incoraggiare e facilitare. Insomma, la nascita dell'impresa ci riguarda o no? Come natalità, come primo momento di questa straordinaria vita che è la vita dell'impresa. Io sto cercando di capire che cos'è la Regione Marche e non perché oggi si trova ospitata con un grande inserto nel Corriere della Sera, ma la Regione Marche si differenzia o è più grande o è più funzionante rispetto a quella dell'Abruzzo. Prima di tutto per questo fatto, per la facilità della natalità imprenditoriale. E noi dobbiamo assolutamente compiegarci, diventare una parte concava come sistema dei poteri, delle responsabilità, della comunità, affinché ogni idea di impresa diventi un'impresa e poi diventi una potenza imprenditoriale che racconta di sé, fa di sé anche nella dimensione internazionale. Su questo mi permetto di porre una domanda: come si fa? E qui arriva la grandezza del pensiero, secondo me, di uno come Pasquetti, che ogni volta, ricorrendo al pensiero obliquo, ha rotto gli schemi e ha detto: non pensate verticale o orizzontale, pensate obliquo. Quando lui faceva il Presidente della Regione, o quando lui ha fatto fare bene il Presidente della Regione per i primi due mandati a Formigoni, lo ha sfidato a cercare il rapporto non con Roma, stancamente, forse storicamente accettabile, ma non in termini di modernità accettabile, ma di cercare il confronto e la dimensione competitiva con l'Europa e il mondo. Lui ha lanciato la sfida che noi dobbiamo cercare di ricapire qui, che significa: reimmaginiamo una geografia dell'Abruzzo, reimmaginiamo una collocazione che non c'entra nulla con il dibattito sul fare più grande questa città o non so quale altra sagoma di istituzione. Ma a 150 anni dall'Unità d'Italia servono ancora le sagome più grandi dei territori, delle demografie municipali, per farne che? Cioè, non è l'ingrandimento del suolo, come poteva avere senso 200 anni fa, che ci serve, che riempie il vuoto che ci affanna, ma probabilmente la capacità di essere veloci, di essere funzionanti, di produrre facilità come sistema di reazione di un apparato pubblico nei confronti delle iniziative del privato. Tutto questo che mi consente di dire? E qui è la discussione, diciamo, che più mi affascina e mi appassiona. Quando nel decreto sviluppo, senatore Morando, perché io so che tu ci hai lavorato, anche non condividendolo tutto, credo, c'è anche un abruzzese bravo che ci ha lavorato un po' da custode, un po' da correttore, un po' da anche quasi ortopedico, il tuo collega del gruppo al Senato, Giovanni Legnini, che so che sarebbe, vorrebbe, sarà qui fra qualche minuto, e so che ci fa piacere e ti fa piacere se io lo cito. Bene, il decreto sviluppo, l'articolo 4, ha una straordinaria densità di opportunità per chi vuole fare bene, se se ne vuole occupare, laddove per esempio dice che coloro i quali hanno idee di attrezzatura del territorio, di arredamento del territorio, e presentano queste idee sotto la forma di un progetto preliminare, poi il pubblico potere deve dire sì o no in 90 giorni. Questa è una risorsa normativa straordinaria che eguaglia il rimpicciolimento della risorsa finanziaria, che magari non c'è più presso i banconi dei poteri pubblici. Ma che questo venga usato richiede però le idee, una capacità di articolare le priorità, una capacità di concepire la profondità della crisi e di prefigurare anche la via di uscita. Ecco, io sono convinto di un dato, e mi avvio alla conclusione. Che cosa ci viene detto da una riflessione puntuta sulla crisi, fatta anche nei territori? Noi oggi abbiamo avuto la fortuna di avere l'aiuto di competenze nazionali, del circuito nazionale, di bravure anche delle specializzazioni economiche territoriali, ma le comunità si devono dare da fare per capire di che si tratta l'emergenza. Per esempio, c'è presente un aquilano che io stimo come Enzo Lombardi, che è stato un bravo sindaco, un
concludente senatore, in una stagione in cui non tutti gli eletti hanno da raccontare quello che fanno. Lombardi è uno che può raccontare quello che fa perché ne ha fatte di cose per la sua collettività. Io mi pongo la domanda, ma in una città come L'Aquila, a parte le ricostruzioni, ci sono disponibili 2 miliardi di euro, che una volta si chiamavano 4.000 miliardi di vecchie lire. Se io penso che nel 97 l'ANAS aveva nel suo portafoglio 4.000 miliardi di vecchie lire per essere la stazione appaltante più importante d'Italia, questo c'è all'Aquila adesso. C'è una differenza di linguaggi tra i diversi livelli istituzionali, che è una questione che deve essere affrontata. Ma a parte questa, che cos'è che direbbe un cittadino normale che la mattina si alza, lavora, torna a casa e poi cerca di comprendere quello che gli accade? Ma le macerie si potrebbero per esempio rimuovere, che è lo sgombero che fa pensare a tutti possono tornare ad accadere le idee di tutti riguardanti la vita di quella città. Non si rimuovono le macerie perché non si ha la determinazione ad affrontare un argomento, caro Stefano Folli, la caratterizzazione ambientale delle macerie. Detta così sembra un po' la risposta dei maestri di Fontamara che rispondevano ai cafoni di Fontamara. La caratterizzazione ambientale è un po' di inchiostro ben messo in un foglio di carta intestata della pubblica amministrazione. In un momento in cui i poteri possono sia rimpicciolirsi che ingrandirsi, le regole possono anche flessibilizzarsi, agevolare, facilitare, ma perché non si chiede un potere a chi questo potere ce l'ha, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Commissario Nazionale per la ricostruzione, o la figura delegata per fare in modo che questi nodi vengano sciolti, che precisi qual è la tipicizzazione procedurale per fare in modo che le macerie vengano prese e rimosse, senza che vengano trattate con la profondità fisica di quale... Perché la crisi convoca le responsabilità, le precisa, le compatta e fa in modo che quella responsabilità diventi quel potere di cui si risponde. Ma questo deve accadere, e deve accadere avendo davanti un foglio che precisi esattamente cosa si fa prima e cosa si fa dopo. Io non ho avuto la fortuna di vivere la stagione dei grandi programmatori pubblici nazionali, Morando di sicuro. Bassetti credo che l'abbia anche ispirata una parte di quella riflessione culturale. Vedo in sala delle persone che io stimo molto, Antonello Ricci, Piero Di Bartolomeo, che più di me sicuramente hanno letto i sacri testi di quella stagione, anche altri amici che non voglio adesso denominare. Ma di quella stagione il portato di insegnamento qual era? La programmazione deve articolare un'agenda di priorità, e per priorità si intende che si fa prima il raggiungimento di un obiettivo rispetto a